Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi anche adesso. Siete i più resistenti della giornata perché se siete con noi da stamattina alle 8:30, beh, tanto di cappello per essere ancora qui a formarvi e a informarvi per i vostri ragazzi. È sempre una grandissima lezione di cittadinanza, credo. Se sentite rumori di sottofondo è perché sapete che siamo nel contesto di Now, Now 2021. In questo momento si stanno svolgendo moltissimi webinar in contemporanea, moltissimi laboratori e quindi siamo qui a fare da regia un po' tutti insieme in un ambiente ampio che è il nostro InnovaLab Campus Tour, però che ha comunque una sua limitatezza fisica nello spazio. Prima di passare la parola alla nostra relatrice di oggi, Micaela Barbuzzi, che è una dei nostri formatori di Campus Tour Academy, vi ricordo appunto che siamo nel contesto di Now, che metteremo a vostra disposizione sia la registrazione dell'incontro di oggi che le slide che Micaela andrà ad utilizzare, per cui non vi preoccupate se qualche passaggio non vi risulta immediato, vi perdete qualcosa. Il materiale sarà a vostra disposizione dalla prossima settimana. Non ce la faccio stasera, ve lo giuro. È stata una giornata abbastanza stancante, quindi stasera vado a casa. Però la prossima settimana vi mandiamo tutto il materiale. Vi ricordo inoltre, visto che parliamo di STEM e siamo nella stanza STEM di Now 2021, che è attivo un finanziamento del Ministero dell'Istruzione proprio da pochissimi giorni, che vi permette di avere a disposizione fino a 16.000 euro a istituto. È aperto a tutte le scuole statali di ogni ordine e grado, CPA compresi. Potete applicare, fare domanda, è semplicissimo, ci vogliono veramente meno di 15 minuti. È veramente semplice, non vi servono particolari carte o lavori di burocrazia, velocemente, e potete avere l'opportunità di ottenere 16.000 euro per il vostro istituto per acquistare materiale STEM. Credo che sia una grandissima opportunità e mai come quest'anno ce lo meritiamo. Ultimissima informazione, come vi dicevo, Micaela è una nostra formatrice di Campus Tour Academy. Se vi piace quello che fa, quello che vedete, volete un corso più approfondito per la vostra scuola, scriveteci a formazione@campustour.it e faremo il possibile per realizzare i vostri sogni. A questo punto non mi resta che lasciare la parola a Micaela e augurarvi una buona visione. Buongiorno Micaela, grazie per essere con noi. Ciao Lisa, ti ringrazio e grazie a tutti i presenti, davvero tenaci per arrivare proprio fino alla fine, no? Come dire, quindi vi ringrazio di cuore dopo una giornata, insomma, così impegnativa. Io sono un'insegnante di scuola primaria in un istituto comprensivo in provincia di Treviso e sono una Google Trainer certificata. Oggi sono qui per parlarvi di una mia grossissima passione, quindi ringrazio anche Lisa e tutto Campus Tour che ci dà questa grande possibilità perché andremo ad approfondire tutto il lavoro che si può fare con l'ego. Allora, cominciamo e entriamo nella scuola del fare, disfare per creare. E in una scuola fatta in questo modo abbiamo una priorità assoluta, un ritorno fondamentale che dobbiamo tutti fare, il potere delle nostre mani. Io qui mi riferisco sempre al nostro carissimo maestro Manzi e alla Montessori, come dire, perché attraverso le mani passa tutta la nostra conoscenza. Quello che noi riusciamo a conoscere grazie a questo potere, perché noi lo possiamo toccare. E nel momento in cui tocchiamo, costruiamo, distruggiamo per ricostruire, tutto quello che facciamo si imprime, si incarna nella nostra conoscenza. E grazie a tutti i kit Lego, tutto questo viene soddisfatto, proprio perché l'ego è stato proprio, come dire, tutto l'impianto Lego per la didattica STEM è costruito proprio su questo, per aiutare i nostri alunni a costruire il pensiero grazie a una serie di attività empiriche, di riflessioni applicate e infonde anche l'utilizzo dei kit Lego, infonde anche la giusta fiducia nel porsi delle domande, che siano sbagliate, ma che cosa c'è di sbagliato? L'importante è porsi le domande per riuscire poi a trovare quelle che sono delle soluzioni. E questo che cosa stiamo offrendo ai nostri ragazzi? Stiamo offrendo proprio quello che è lo sviluppo del pensiero computazionale, ma non solo, anche la possibilità di porsi un problema, quindi il problem posing.
Lego ha costruito il suo curriculum completo proprio sulle indicazioni nazionali del Piano Nazionale Digitale di Scuola Digitale, per cui è stato proprio pensato per quello. Perché parliamo di STEM? Di STEM parliamo perché è l'acronimo che identifica l'associazione tra Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics. In acronimi che troviamo, la A la vediamo talvolta che non c'è, per cui rimaniamo solo con STEM, perché l'arte è la disciplina tra queste, insomma, che troviamo, che entra in maniera trasversale in tutto, nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica. Per cui talvolta vediamo questa A che viene tolta, ok? Ma c'è perché fa proprio parte di questo percorso. L'indirizzo pedagogico che è alla base, diciamo, di tutti i kit della filosofia Lego è proprio di matrice costruttivista. Infatti vi ho accennato la Montessori, vi ho accennato il maestro Manzi, ma proprio perché nel momento in cui costruiamo, noi stiamo strutturando il nostro pensiero. E visto che i laboratori comunque di robotica educativa, i nostri alunni dobbiamo dividerli in gruppi, piccoli gruppi, massimo da tre, devo dire, anche nelle classi più piccoline, offriamo ai nostri alunni anche la possibilità di sviluppare quelle che sono le life skills. Per cui siamo proprio dentro quelle che sono le competenze chiave europee. Questo dobbiamo proprio tenerlo assolutamente in mente. Ecco che, come accennavo prima, grazie ai kit abbiamo, e al lavoro che si può fare grazie a questi kit, sviluppiamo assolutamente il pensiero computazionale. Che cos'è questo pensiero computazionale? È un insieme di abilità, di soluzione e risoluzione di problemi applicati ad attività che possiamo svolgere con un computer o con supporti digitali. Quindi WeDo è pensato proprio per questo, per lo sviluppo cognitivo degli alunni, grazie all'uso proprio di questa interfaccia di programmazione visiva, visuale a blocchi, molto semplice e intuitiva anche per i bambini che non hanno avuto nessun tipo di esperienza. Ora io sfido chiunque di voi a guardarsi intorno, a fare una ricerca e a trovare una casa dove all'interno non ci sia una piccolissima scatola Lego, come dire, che sia il Duplo o che siano i Lego più piccolini. Proprio perché lo troviamo anche in vendita, anche in tantissimi supermercati, no? Queste scatoline. Ma proprio perché è un gioco altamente educativo. E quindi in tutto questo, quando ci andiamo ad aggiungere anche i componenti meccanici ed elettronici, ecco che andiamo a sviluppare quello che è il ragionamento logico, l'identificazione di patterns, anche la sistematizzazione e l'analisi dei dati. Ovviamente devono modellizzare e simulare anche delle situazioni reali. Non stiamo parlando di fantasia, ma di situazioni reali. L'uso del computer ci occorre soprattutto per testare quelli che sono i modelli e le idee che i nostri ragazzi, i nostri alunni hanno avuto. E proprio l'uso degli algoritmi proprio per segmentare le azioni, perché attraverso la robotica educativa e quindi grazie allo sviluppo del pensiero computazionale, i nostri alunni andranno a comprendere esattamente come sono composte le nostre azioni. Anche semplicemente il sollevamento di un braccio, vi sto parlando proprio del nostro fisico, comporta, che a noi viene spontaneo, ma comporta tutta una serie di movimenti che potrebbero essere spezzettati. E quindi anche quello che accade proprio nella robotica. Come vi accennavo, Lego WeDo ha pensato il suo curriculum proprio sulle indicazioni nazionali e del piano scuola nazionale digitale. E tutti i progetti che vengono pensati, proposti, e non per forza dobbiamo tenerci legati a questi progetti che ci suggerisce Lego. Ecco, sono proprio un suggerimento dal quale poi possono partire tutte le creazioni possibili e immaginabili dei nostri alunni. Quindi ampio spazio alla creatività. Secondo le linee guida per la certificazione delle competenze del primo ciclo, quali sono i primi indicatori, i principali indicatori di competenza
in questa fase del primo ciclo e sono proprio l'autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità e consapevolezza. Questi sei aspetti, grazie alla robotica educativa, riusciamo a svilupparli nei nostri alunni. Anche perché l'alunno è proprio consapevole di quello che sta facendo, perché sta mettendo in atto le sue stesse creazioni, le sue idee, che non restano un'idea, ma diventano poi una cosa realizzata. Benissimo. I progetti WeDo vanno a potenziare otto diversi tipi di pratiche in scienza e tecnologia: formulare domande, risolvere problemi, modellizzare, progettare prototipi, proprio perché si costruisce, condurre una ricerca, e poi vi mostrerò la modalità, analizzare e interpretare dati, applicare appunto il pensiero computazionale, argomentare e partire da dati, quindi farsi un'ipotesi e poi anche negarla o approvarla, raccogliere, valutare, comunicare informazione, che questa è la cosa più importante, proprio perché poi alla fine di un progetto Lego va fatta una grande lezione a tutti gli altri compagni, nel senso che il mio progetto va condiviso con il resto della classe, per cui avrò io la possibilità di essere relatore per un giorno. Di norma i bambini in quell'occasione si vestono anche in maniera elegante, proprio perché ci tengono a quello che loro stanno facendo, a far capire ai loro compagni quelle che sono state le loro scoperte. Lego si focalizza su tre fasi principali che poi troveremo anche nell'applicativo che ci guiderà e sono la fase di esplora, dove gli alunni andranno a identificare un problema, quello che loro si pone una domanda, quello che loro vogliono andare ad esplorare. Quindi si fanno già, problematizzano. Attraverso un dibattito in classe, nel piccolo gruppo, se già sono stati suddivisi in classe, dopodiché passeranno alla fase crea, dove costruiranno, programmeranno, andranno a fare anche la parte di debugging, cioè la correzione dell'errore nel momento in cui c'è qualcosa che non va, potranno riadattare il loro prototipo. Dopodiché ecco che si arriva alla fase di condivisione, quella che gli alunni tanto aspettano e vanno anche un pochino in ansia, cominciano un po' anche a sentire quella che è l'emozione di esporre di fronte a un pubblico. Sappiamo bene quali sono le problematiche di oggi. Abbiamo tanti problemi nel riuscire a parlare liberamente, come se ci chiudessimo sempre un pochino di più. Con questo passaggio, se partiamo da scuola, ma dalle primissime classi, noi offriamo ai nostri alunni la capacità di esporre problematiche, di tenere la loro argomentazione di fronte anche ad altre persone e saranno anche capaci di dibattere su questo, di mantenere la loro opinione e di farla capire anche agli altri. Questa è una cosa eccezionale. Poi mettiamoci anche tutte le competenze digitali che vanno ad acquisire, perché comunque prepareranno un PowerPoint se vogliono fare il digitale, prepareranno un cartellone se invece preferiscono fare una raccolta. Potranno utilizzare i fantastici applicativi, ad esempio, di storytelling per spiegare quanto loro stessi hanno scoperto. Dopodiché, passiamo a dentro proprio quello che è Lego WeDo, che cosa ci aspetta quando apriamo proprio il nostro piccolo kit Lego. Allora, è molto facilitata la procedura, per cui vi faccio vedere. Innanzitutto vado direttamente nel sito Lego Educational. E vedete Lego Education, poi avrete comunque il link nella presentazione. Vi ho messo in sovraimpressione soprattutto i progetti che si possono fare con il mondo Excel. Come voi vedete, sono i mattoncioni, io li chiamo così, Lego Duplo, che vengono tanto utilizzati, ad esempio, alla scuola dell'infanzia. Questo che cosa significa?
Significa che tutte quelle abilità e competenze che vi ho raccontato fino adesso le possiamo iniziare a sviluppare nei nostri alunni anche alla scuola dell'infanzia. È vero che nei kit base dei mattoncioni Lego Duplo non ci sono così tanti componenti meccanici ed elettronici, ma provate a vedere, andare ad esplorare per esempio il trenino della Lego Duplo, dei mattoncioni. Ci sono dei progetti straordinari che Lego ci consiglia come primi passi proprio per iniziare, ok? Quindi sappiate che lo possiamo fare anche dalla scuola dell'infanzia. Nel sito specifico per la scuola dell'infanzia, vedete, abbiamo proprio una sezione dove io posso già andare a vedere cosa posso fare, cosa posso proporre ai miei alunni. Guardate un po', costruisci la mia comunità. Ho preso proprio il primo. Cosa andranno a costruire qua? Vanno a costruire una piccola cittadina dove ci saranno dei personaggi che collaborano tra di loro, che parlano tra di loro. Ma Lego ci dice anche che cosa andiamo a fare con questo progetto. Andiamo a sviluppare che cosa? La parte socio-emotiva, perché con la robotica noi riusciamo a fare anche quello che oggi chiamiamo il SEL, il Social Emotional Learning, cioè riuscire a emozionarci e a emozionare anche attraverso un duro lavoro, per esempio di progettazione, proprio perché si vengono a mettere in campo tante emozioni, del quale i bambini spontaneamente vengono messi per forza in relazione tra di loro, per cui devono ascoltarsi, ascoltare l'altro e ascoltare se stessi, rispettare i turni di parola, riuscire a capire quelle che sono le emozioni degli altri. E grazie a Lego, anche per la scuola dell'infanzia, riusciamo a fare anche questo. Come vedete, di possibilità ne abbiamo veramente parecchie, per cui non perdete tempo, se avete in casa anche delle vecchie Lego Duplo, portatevele pure alla scuola dell'infanzia e cominciate ad offrire questa possibilità ai vostri alunni. So che alla scuola dell'infanzia si usano tanto tanto le costruzioni, ma non relativo solo al gioco, cioè ovvero costruiamo così tanto per costruire. Diamo delle indicazioni ai nostri bambini, diamogli un tema, ad esempio, come quello della lezione che ci chiedeva qui di andare a costruire, costruisci la mia comunità, intuisco, no, che dovranno costruire palazzo, poi le vedo, insomma. Ecco. Quindi diamo un tema ai bambini e vediamo che cosa loro stessi ci costruiscono. Vedrete che vi daranno delle grossissime soddisfazioni, anche perché potranno raccontarvele le storie. E quindi faranno anche lo storytelling, la capacità di raccontare, questa antichissima arte di raccontare. Anche una volta si faceva intorno ad un fuoco, no? Come dire. Quindi offriamo ai nostri ragazzi la possibilità di ricominciare a raccontare e raccontarsi anche storie completamente inventate. Di questo non c'è problema. L'importante è riuscire ad acquisire quella competenza, la competenza di legare il pensiero alla nostra parola. Poi vi faccio vedere direttamente dalla app, così entriamo nel vivo, vi faccio vedere direttamente l'applicativo della Lego WeDo. Ora, così io ho scaricato la versione dal Microsoft Store nel mio PC che si chiama proprio WeDo 2.0. Sappiate che le funzionalità che vi mostro da PC sono identiche sia se utilizziamo un iPad, sia quindi famiglia Apple, sia se utilizziamo dispositivi Android. La funzionalità è esattamente la stessa. Allora, qui c'è in primo piano il personaggio principale che è Milo, ma poi ve lo presento nello specifico. Andiamo avanti, qui c'è una brevissima presentazione che vi fa vedere questi sono i codici a blocchi, ok, e poi get started. Benissimo, nella schermata che vi trovate, in basso potete vedere
tutti i vostri progetti svolti precedentemente si salvano, ok? Poi avete la possibilità di fare clic su Teacher Resources, che praticamente facendo clic lì vi apre la pagina dell'online dove trovate i piani di lezione, così come vi ho fatto vedere per il mondo Excel, li trovate anche per Lego We Do 2, ma li trovate anche per Spike Prime e anche per Ivo. Insomma, il sito che vi ho mostrato per Excel è un po' un contenitore di tutti i kit Lego. Poi gli applicativi sono specifici per ogni kit. Questo che vi presento, ripeto, è proprio quello We Do 2.0. Ora che siamo qui, potete benissimo, anche se non avete il kit, comunque andarvi a vedere l'applicativo, scaricarvelo e vedere un attimino come funziona, andare sul sito online e approfondire alcuni piani di lezione. Io qualcosina cercherò di farvi vedere. Se facciamo clic su Classroom Project, ecco che parte tutta la serie di progetti per la classe. Se faccio clic sul primo progetto, parto da zero e mi fa partire proprio dalle basi, quindi proprio dal costruire la lumachina. Prima però di andare a vedere i progetti che comunque vi mostro, ci tenevo a farvi vedere il kit perché ce l'ho qui al mio fianco, quindi condivido questa schermata e vi faccio vedere questo, poi lo azioneremo, che ho costruito per voi. Quello che vedete qui è proprio il kit Lego We Do, mio personale, ne sono gelosissima di questo kit, l'ho comprato ormai quando ho conosciuto Lisa, tra l'altro, ma ormai sono passati veramente tanti anni, e ecco qua che troviamo nella pagina iniziale alcuni esempi e il kit si presenta in questo modo. Mi raccomando, per i bambini, i ragazzi di quarta, quinta primaria, consiglio un kit per due alunni, così come ci viene proposto da Lego, un kit per due, infatti si chiama proprio set per due, non è un set classe questo, proprio un set per due studenti. Nelle classi più basse, voi magari vi chiedete, ma no, non è il caso, non glieli faccio usare, assolutamente no, certo che potete farglieli usare, potete aggiungendo un terzo componente al gruppo, in tre. Il tre è il numero perfetto, ok? C'è chi costruisce, chi supervisiona, chi pensa, insomma, chi gestisce l'app, per esempio, ognuno avrà il suo ruolo. Quando si entra in classe, voi insegnanti, quando avete bene in mente il giorno e il momento che volete fare questo progetto, farete trovare già la classe pronta. Cosa significa la classe pronta? La classe, in realtà solo la classe? No. Abbiamo bisogno, soprattutto se la vostra classe è piccola, di qualunque spazio. Se avete la mensa, utilizzate la mensa. Possiamo utilizzarlo anche a pavimento, per esempio. I bambini amano lavorare a terra. Noi magari ci fanno male le ginocchia, però i bambini loro amano lavorare per terra. Ci giocano sempre, no? Per cui riportiamoli nella loro situazione naturale, così si sentono ancora più a loro agio per la creazione di idee. Dopodiché, su ogni postazione, che sia in corridoio, che sia in un'altra stanza, che sia in mensa, dovete far trovare un kit già pronto, e questo deve essere già pronto, e poi il dispositivo, se avete i tablet, ovviamente ci sarà un tablet per ogni kit, se avete il PC, un PC per ogni kit, in modo tale che poi il gruppo di lavoro può essere autonomo. Allora, io consiglio sempre che quando arrivano questi kit a scuola, il primo passaggio da fare, che è un kit, l'insegnante se lo deve prendere, portare a casa e analizzarlo nel dettaglio. Se vi siete precedentemente scaricati app o siete andati a vedere nel sito, cominciate a provare tutti i progetti che vi propone. Non sono tantissimi, poi ve li faccio vedere. Quelli, perlomeno quelli proposti, prima di cominciare anche voi come insegnanti a creare, proprio perché serve anche a voi prendere consapevolezza di che cosa ci permette di fare tutto questo, ok? Guardate solo l'organizzazione, ci sono degli spazi perché ogni cosa va al suo posto, ma non per colore, per esempio, ma per funzionalità.
in questo caso. E l'ego ci aiuta a fare questa cosa perché all'interno del kit c'è un foglio, diciamo, dove possiamo staccare, vedete queste etichette che accuratamente ho fatto attaccare ai miei alunni per me, sono delle etichette che vanno attaccate dove ci sono disegnati esattamente i pezzettini che vanno all'interno di quello scomparto. E tutti i pezzi devono essere sempre lì. Anche perché alla fine del progetto, quando è finito il progetto, il robottino va smontato, perché i componenti elettrici, diciamo, meccanici, è uno. Per cui noi possiamo costruire con kit Lego WeDo 2.0 un robottino alla volta, ok? Noi abbiamo una serie infinita qui di pezzettini, tutti e sono veramente giusti, precisi, pensati per tutti i progetti proposti da Lego. Non ci servono altri pezzi, ci servono nel caso magari perdessimo qualcosa. Ok, abbiamo addirittura lo sci, vedete? Ok, abbiamo tantissime ruote, abbiamo le ruote dentate proprio perché i bambini apprenderanno anche come funzionano le rotazioni delle ruote dentate. Ok. Per cui abbiamo anche gli elastici, invece, per far, ad esempio, muovere le ruote come le ruote di un treno, per esempio. Benissimo. Sotto, e questo eccolo qua, tutto il kit, non sono tantissimi pezzi, ma ripeto, sono proprio quelli che servono. Ecco, non ne servono di più, anche perché se poi noi aggiungiamo pezzi in più, rischiamo di mandare in confusione i nostri alunni nel momento in cui costruiscono. Quindi non andiamo a complicargli le cose, gli lasciamo il kit. Se non l'abbiamo fatto precedentemente, questa sistemazione, diciamo, del kit che va obbligatoriamente fatta, non in un secondo momento, ma subito, ok? La prima cosa che faranno prima di avviare il loro progetto sarà proprio quella di sistemare i pezzi. Non porta via tanto tempo, insomma, una mezz'oretta, ecco, tutto viene fatto. La parte sotto è molto molto funzionale perché è una vaschetta che ci permette anche di tenere, per esempio, io ci tengo i pezzi, quelli più importanti, come esempio, ad esempio il sensore di movimento e il sensore di tilt, ok? E poi qui sotto ci sarebbe anche la Smart Hub, che sarebbe proprio, come dire, il cervello, ok? Il cervello del nostro robottino, che è esattamente, guardate qua, qui dove c'è il pulsantino verde. Il motore invece, che lo vedete da qui, ok? Questa parte qua, il motore possiamo definirlo le sue gambe. Quindi i bambini vanno esattamente a capire che cosa fa funzionare un robottino, cioè che c'è un componente che fa muovere questo robottino, che gli dà vita, diciamo, tra virgolette. Una volta analizzato il kit, eccetera, eccetera, allora i nostri alunni sono più che pronti per andare a cominciare il loro primo progetto. Allora, io vado direttamente in Class Project, ok? Quindi faccio clic qui. Hola. Benissimo. Allora, perché passo da qui? Passo da qui perché la cosa che vedete anche voi qua, accidenti, mi si sono aperte tutte le finestre possibili, immaginate, pardon, che chiudo tutto, ecco. Praticamente quelli che vedete qui, i primi 8 progetti, questi che vedete qua, sono proprio quelli base, base, base. Infatti vediamo qui a sinistra la nostra carissima lumachina che vi dicevo prima. Se io ci faccio clic sopra, vedete, ok, mi dice che cosa, che ci vuole, quanto tempo ci vuole, in modo tale che io possa orientarmi, cosa posso far fare ai miei bambini oggi, ok? Ci dice che è un beginner, ci dice che ci vuole da 0 a 30 minuti e ci dice anche che cosa imparerò in questa lezione. Ok, imparerò che cosa? A costruire un modello, a connettere il modellino al mio computer e a programmare la lumachina che cammina. Ok? Se questo progetto mi soddisfa, bene, allora proporrò ai miei alunni di fare questa cosa, insomma, di costruire la lumachina. 0-30 minuti, ma io vi assicuro che
che anche i bambini di prima, anche perché, ripeto, hanno le Lego a casa, sono così abili che ci mettono 5 minuti a costruire la lumachina. Ok? Adesso chiudo la lumachina per mostrarvi gli altri. Abbiamo il mulino a vento, abbiamo il movimento di un satellite, abbiamo uno spy robot, ma abbiamo il protagonista per eccellenza perché lo troviamo dappertutto e l'ho messo anch'io nella mia presentazione dove ci serco sopra ed è Milo. Eccolo qua, il nostro carissimo amico Milo. Milo è un rover lunare, ma non vi svelo nient'altro perché poi vi faccio vedere, okay, a che cosa serve Milo, a che tipo di progetto si può fare con Milo. E io consiglio di iniziare proprio da Milo, anche perché i bambini lo vedono nella copertina, lo vedono nell'applicazione, lo vedono dappertutto. Per cui iniziamo piuttosto che dalla lumachina, cominciamo da Milo, che è un pochino più difficile, come dire. Da costruire, ma in una ventina di minuti neanche hanno costruito anche quello. Milo base è questo all'estrema sinistra, ma poi abbiamo le evoluzioni di Milo con il sensore di movimento su una pianta, ma non ve lo svelo perché questa pianta poi lo vedremo dopo. E abbiamo anche il sensore di tilt, per cui i bambini partono dal modellino base, dopodiché vanno ad aggiungere il sensore di movimento, poi sperimentano il sensore di tilt, così hanno capito quali sono tutti e tre i componenti. Ma non solo la costruzione, va anche programmato con piccoli blocchi, insomma, visuali a blocchi. L'ultimo che vedete di qua è proprio Milo in collaborazione. Questo che cosa significa? Significa che gli alunni, anche se lavorano ognuno con il proprio kit, con il proprio gruppo, alla fine si possono mettere insieme i progetti, per cui si possono anche mettere insieme i due Milo e programmandoli proprio oltre a collaborare, diciamo, gli alunni tra di loro, fanno collaborare anche le loro creazioni. E questo è veramente straordinario. Quelli che vediamo sotto sono tutti i progetti di guidati. Ok, cosa significa i progetti guidati? Adesso, ecco qua, scusate. Volevo prima, ecco qua. I progetti guidati sono di scienze, ok? Sono dei progetti che Lego vi dà proprio dalla base, ok? Proprio base, base. Quindi dalla costruzione alla programmazione, tutto. Dopo tutte le evoluzioni che si vogliono fare su questi progetti partono proprio dalla creatività. Che tipo di progetti abbiamo però? Qui sono interessantissimi perché noi possiamo lavorare con le forze di trazione, con la velocità, sulle strutture robuste, la metamorfosi, piante e pollinatori, la prevenzione di allagamento. Ok, il riciclo, la previsione anche dei grandi eventi meteorologici. Poi che cosa abbiamo? Ci propone anche i progetti aperti, sempre di scienze. Che differenza c'è tra un progetto guidato e un progetto aperto? Il progetto aperto Lego non vi offre subito la costruzione del robot. Ti dà un ventaglio di possibilità di quale potrebbe essere il robottino che puoi costruire per utilizzarlo in quel progetto, ma lo scegli tu. E poi la programmazione, dopo che è leggermente guidata, è completamente autonoma, per cui i progetti aperti non possiamo, diciamo, affidarli a bambini che non hanno mai sperimentato un coding con la programmazione visuale a blocchi, non riuscirebbero a farlo in autonomia e in più noi non dobbiamo fargli vivere frustrazione ai nostri bambini, anzi, solo gioie. Per cui prima si parte dai progetti base, poi si fanno i progetti guidati e poi si passa, quando i nostri alunni sono pronti, ai progetti aperti. Se avete già fatto tutta una serie di lavori, anche con Scratch, per esempio, per cui vedete che i vostri alunni sono ben pronti a lavorare autonomamente nei progetti aperti, allora subito
sono pronti bene, potete cominciare ad affidarglieli. Dopodiché abbiamo progetti guidati anche specifici per il pensiero computazionale. Guardate qua come spedire un messaggio, ok? Una attività molto interessante che si fa anche all'infanzia con immagini ovviamente e nelle primissime classi di scuola primaria è proprio l'interpretazione o l'invenzione, se uno volesse, proprio di messaggi cifrati. Ecco che invece che farlo con carta matita, farete tutti esercizi con il cifrario di Cesare, ok? Per capirci, ecco che possiamo inventare con il nostro kit Lego la macchina che manda i messaggi, come il Morse che si faceva tanti tanti anni fa. Abbiamo anche l'allerta vulcano. Oltre ai progetti aperti, come per quelli guidati, scusate, come per quelli di scienze, li abbiamo aperti anche per il pensiero computazionale. Guardate, anche qui abbiamo un laboratorio sull'emotional design, per esempio, oppure di educazione civica sul city safety, per esempio. Ecco, ma anche sui sensi degli animali. Qui veramente potete sperimentare tantissime cose. Ora, come vedete, io vi avevo messo qua il mio piccolo robottino costruito, poi ve lo rimetto in visione così riusciamo anche a lavorarci un pochettino. L'ho dovuto costruire in precedenza perché sennò avremmo impiegato parecchio tempo. Vado ad aprirmi quello che è il suo progetto, che è proprio qui, Pauline. Faccio clic, ecco come si presenta. Quindi ci dice a chi è rivolto, quanto tempo ci vuole per svolgerlo tutto e ci consiglia 120 minuti, 2 ore per fare questo progetto completo. E il livello è intermedio. Intermedio perché è il primo progetto di quelli guidati, significa che i base sono tutti i progetti primi passi, no? La lumachina, Milo, eccetera, eccetera. Poi ci dice che cosa capiremo. Capiremo che cosa, come esploreremo le forze di fondo. Quindi creeremo e programmeremo un robottino per investigare gli effetti di bilanciamento e di non bilanciamento delle forze nel movimento di un oggetto, quindi proprio l'attrazione. E impareranno anche come documentare e presentare le loro scoperte proprio perché è il primissimo. Una volta che sono a posto, faccio clic su Go. Attendo ed ecco i nostri carissimi amici. Questa è una cosa che piace tantissimo ai bambini. Noi abbiamo Mia, che è la femmina, e Max, che è il maschio. Sono i protagonisti che accompagnano il percorso di creazione dei nostri alunni. Guardate sopra, ecco le 3 fasi, quello che vi dicevo prima. Esplora, crea, condividi. Ora, in questo momento, siamo nella fase 1 di esplora. E che cosa fanno Max e Mia? Sono due scienziati e con un breve video di 1 minuto, che adesso vi mando, pongono un problema. Vediamo. Fanno degli esempi reali, vedete, hanno fatto vedere il tiro con la corda, ma fatevi raccontare le esperienze dei vostri alunni, anche se hanno un cane, per esempio,
come fanno a tenere il cane? Ecco, fategliele porre queste domande. Devono applicare una forza attrattiva perché il cane tira, ma se tu te lo devi tenere, lo devi trattenere. Ok? Ora andiamo avanti. Ecco qua, ecco ancora Mia e Max che dicono: esploriamo il problema. Ok? Adesso, eccolo qua. Cosa fa muovere un oggetto? Puoi spiegare questa cosa? Ok? Prova a fare delle previsioni. Dopo, nella fase successiva, ok? Questa è una cosa interessantissima, è anche un pochino la mia linea, nel senso che facciamogli vedere il tutto prima ai bambini, cioè facciamogli vedere cosa andranno a costruire, non i semplici pezzettini. Quindi già qui nel vedere questi secondi di video che fa vedere che cosa faranno, loro già hanno idea di che cosa faranno. E infatti dove siamo? Nella prima fase crea, qua. Non potete perdere di vista. Andando avanti, ecco, si comincia la costruzione, come vi dicevo, scorro molto velocemente, ma ecco, come tutte le istruzioni Lego, è eccezionale proprio nel dettaglio, ok? E alla fine quello che vi viene fuori è il robottino esattamente come quello che ho io. Ecco qua. Adesso mi chiede la connessione nella fase prima, scusate. Benissimo. Connect. Ora sono pronta a connettere. Faccio clic su Connect. Me lo dice, quindi anche i bambini non possono sbagliarsi. Faccio clic qui. Aspetto, le smart hub possono essere rinominate. Ok. Abbiate pazienza che me la riconosce. Ecco qui. Ok, l'ha riconosciuta. Adesso giusto un attimo che diventa rosso. Intanto vi mando su anche la scheda per poter vedere lo schermo. Ok, eccola qua. Adesso, come voi vedete, dalla matitina potreste benissimo cambiare il nome. Ok, e poi è bene che identificate con il nome, se no vi sbagliate. Torniamo al nostro progetto. Benissimo, vado avanti. Ecco, a questo punto sono nella progettazione. Quello che vedete sopra è il suggerimento che loro ci danno, per cui io posso anche semplicemente copiare, ok, quello che mi suggerisce Lego, ok? Che è più che sufficiente per iniziare, che i bambini copino semplicemente quello che ci viene proposto, ok? Bene, poi ovviamente nelle guide avrete la possibilità di avere, questo è il motore, di avere tutto il significato, insomma, di tutti i blocchi visuali che vedete. Ok? Dobbiamo mettere questo e poi dobbiamo mettere questo a due. Ok, molto facile. Una volta che sono a posto, guardate dov'è. Qua, vieni su. Questa, devo ridurre questa, ecco. Ecco, troverete un po' di confusione, ma cercate di stare concentrati, ecco, su questa, sull'immagine qui. Faccio clic sul verde. Vado. Ok, la prima è andata, ma i bambini cominceranno a dire, o noi possiamo suggerire, ok? Proviamo a metterci qualcosa, guardate che cosa ho io qua. Un cavallo. Ok? Bene, provo a metterci il cavallo. Vediamo se ci sono differenze. Bene, vado di nuovo a schiacciare. Ai ai ai, diranno i bambini. Maestra non ha né compiuto la stessa strada e in più si muoveva veramente molto lentamente. Ma allora perché? Possiamo chiedere al nostro amico, secondo te perché? Prova a mettere qualcos'altro, ad esempio metteranno una penna, io adesso le cose che ho qui vicino a me, ok? E si riparte, riprovano, fino a quando loro non riescono in completa autonomia a capire che le forze, capito? Sì, questa tira, quella
questa tira dalla, si respingono e quindi la più peso metto all'interno del carrello del mio robottino, più forza deve avere il mio robottino per trainarlo. E poi magari gli potete far fare una prova con il tiro alla fune, per esempio, no? Fatto in classe. E avanti così si continua, poi il progetto è finito. Diciamo che si va avanti, poi nella parte share. Ma la parte share, cosa interessante, soprattutto se avete tablet, guardate qui che cos'ho. Ho la telecamera. Questo significa che io posso fare per la documentazione e la condivisione che mi chiede di fare proprio il progetto Lego. Ok, ce l'ho direttamente qui, per cui io seleziono la telecamera e posso, adesso non me la apre perché ho la telecamera impegnata, posso fare le fotografie al mio progetto per documentare, ma non solo, posso anche fare il video se io mi sposto nella sezione video. E come se non bastasse, se vado nella sezione matita, io posso proprio aggiungere le mie immagini al progetto, ma posso anche proprio scriverlo. Guardate qua, io posso scrivere. Quindi con l'applicazione, quindi ho anche tutto, posso cambiare il carattere, posso cambiare, posso fare veramente tutto. Con un'unica applicazione io riesco a soddisfare queste tre fasi: esplora, crea e condividi. Ho tutto in uno e i bambini hanno fatto il loro bellissimo lavoro. Un'altra cosa interessantissima che vi faccio vedere dalle slide che troverete sicuramente nella guida, insomma, anche perché anch'io l'ho presa da lì, non lascia nulla al caso Lego. Allora, qui io vi avevo messo alcune proposte di attività preliminari di coding unplugged, con il mio caro maestro Yoda. E insomma, si fanno questi lavori, no? Preparatori. Prima, ok, poi vi ho messo tutte le fasi, eccetera, eccetera, ma guardate cosa ci propone. Ci dice anche esattamente quando posso proporre questi progetti. Ad esempio, guardate il progetto della trazione delle forze, io lo posso proporre già in classe prima. Quindi sono concetti magari difficili da capire, diciamo, senza esperienziare con le mani, ma con l'aiuto dei robot io riesco benissimo a poter fare questi pensieri, queste evoluzioni di pensiero, io le chiamo così perché andiamo a livelli superiori sin dalla classe prima, ok? Poi un'altra cosa che ci propone è la griglia aneddotica. Allora, Lego ha pensato di aiutare l'insegnante fornendo questa griglia di osservazione, perché voi dovete capire che in questo modo, come abbiamo detto, cambia la didattica, no? Fare, disfare, creare. Quindi, ma non cambia solo la didattica, la prima cosa che deve cambiare è proprio l'insegnante, ok? Quindi la nostra posizione all'interno di questi laboratori è assolutamente di supporto, facilitazione. Noi non dobbiamo permetterci di intervenire, di disturbare il lavoro creativo, anche perché non esiste che ci sia qualcosa di sbagliato. E se sbagliano, lasciate che si correggano. Voi dovete intervenire solo se i bambini ve lo chiedono, altrimenti fatevi da parte. È vero che l'insegnante è importante? Sì, è vero, però sono più importanti i bambini e quindi diamogli la possibilità di crescere. Noi, con questa bella griglia aneddotica, una per ogni alunno, andremo ad osservarli. Quindi scriveremo il nome del nostro alunno, la classe, il tipo di progetto scelto, andrò ad appuntarmi quelle che sono le abilità emergenti, le abilità in corso di sviluppo, le abilità acquisite e anche le abilità padroneggiate. Sotto ho una sezione note dove posso andare a inserire le note. Ovviamente questo che Lego ci propone è un suggerimento, se poi noi ne abbiamo delle nostre di griglia e osservazione possiamo continuare a utilizzare quello. Offre anche la rubrica di osservazione completa per la classe, quindi io qui scriverò la classe, scriverò il progetto, i nomi degli alunni della mia classe e qui ho la comprensione scientifica nelle sue tre fasi, esplora, crea e condividi, ma ho anche nelle tre frasi di esplora, crea e condividi anche l'espressione scritta e orale, la risoluzione di problemi. Quindi con questo io posso avere una panoramica veramente complessa di tutti i gruppi.
Poi un'altra cosa veramente fantastica che ci aiuta proprio tanto, 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 aiuta, no, sì, ci aiuta perché poi noi le osserviamo queste, ma è la rubrica di autovalutazione, cioè stiamo offrendo ai nostri bambini la capacità di vedere veramente qual è stato il loro lavoro, di essere critici su quanto loro hanno apportato, ad esempio, al gruppo, proprio perché qui gli viene proprio chiesto. Quindi lui scriverà il suo nome, la sua classe, il progetto che ha svolto. Poi qui abbiamo sempre le tre fasi: esplora, crea, condividi. Nella fase esplora abbiamo, ho documentato il progetto e fatto del mio meglio per ragionare sul quesito problema scientifico proposto. Nella fase crea ho fatto del mio meglio per risolvere il problema o rispondere alla domanda costruendo e programmando. Nella fase condividi ho documentato le idee. Quindi lui si va a valutare rispetto a queste fasi e poi alla fine gli dà anche la possibilità di fare una riflessione perché dice: ciò in cui sono stato bravo, qui in fondo, e qua ciò che vorrei migliorare. Ora, in tutto questo tempo che io sono stata a parlare con voi, avete percepito per caso che si è parlato di aspetti negativi, di errori? No, perché l'errore ci è assolutamente il nostro aiutante assoluto per poter crescere e quindi anche i nostri bambini, proprio perché loro devono crescere, ok? E soprattutto anche nella rubrica di autovalutazione non si fa alcun accenno ad aspetti negativi di collaborazione, ma si fa riflessioni su quello che potrei migliorare. Questa è la cosa importante. Allora, la mia presentazione è finita. L'unica cosa che vi volevo, ecco, far vedere invece nei progetti, sempre Classroom Project, vi ho parlato di Milo. Milo è il personaggio principale, vi ho detto che ve l'avrei fatto conoscere e ora vi faccio giusto vedere questo secondo di video di Milo. Cosa vogliono fare Max e Mia con Milo? Vogliono esplorare il mondo, devono andare, vedete c'è scritto qua, hanno bisogno di aiuto perché vogliono andare in questi posti sperduti, ok, per cercare delle piante speciali ed è per quello che gli serve Milo. Ma voi l'avete visto nel video che ha fatto vedere il vero rover? Guardate Milo, è uguale, proprio perché l'ego si mantiene comunque alla realtà, fa sempre riferimento alla realtà, per cui tutti i video che ci propongono Max e Mia nel percorso di apprendimento, ok, sono comunque riferiti alla realtà, compresa anche proprio la fattezza di quello che costruiamo, perché Milo è proprio il rover che andrà sulla Luna nel progetto, che andrà sulla Luna a trovare questa specialissima pianta. Ed era proprio quella pianta che poi nell'evoluzione del progetto Milo, ecco, ve la faccio rivedere da qui, erano, sì, sempre Classroom Project, ma ecco, eccola qua. Questa è finalmente la pianta. Quindi quando noi andiamo a mettere il sensore di movimento, Milo si fermerà proprio
proprio perché ha trovato la pianta. Ecco, la famosa pianta, questa specie introvabile, ok, di pianta. Ecco, questo per farvi ecco, capire come Lego ha pensato veramente nel dettaglio ogni minimo particolare, riportando il tutto alla realtà. Bene, Elisa, io ho finito. Ci sono domande? Grazie Michela, sto confrontandomi con Matteo che è stato davvero molto 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 interessante. Non ci sono domande, però la Bene. risposta è stata, cioè sono rimasti tutti fino alla fine, quindi Ecco, mi complimenti per sembra buono. averli tenuti fino alle 6 di venerdì dopo una giornata di conferenza, complimenti. Io non vedo domande, se a meno che non siano arrivate e non le ho viste, allora riscrivetemele. Vedo solo Antonia che ha appunto salutato. Mi pare perfetto, lineare. Ricordo solo, ecco, l'unico quesito che era arrivato, ma avevo già risposto prima, era rispetto alle slide che saranno condivise con voi. Non vi preoccupate, la prossima settimana però vi chiedo solo di Oggi pazientare in questo senso. respiriamo un attimo, no, Lisa? Calma. Sì, esatto, quindi no, siccome lavoro un po' lunghino, poi in realtà doverle mandare non ce la facciamo, ecco, in serata. Io ti ringrazio tantissimo, Michele, è stato davvero bello e grazie di Contenta, cuore. grazie Ci siamo proprio divertiti. Quindi a te. Grazie a voi e grazie a te, Lisa, grazie Campus Store. perfetto, buon fine settimana, grazie a tutti. Spero che anche questa edizione di Now vi sia piaciuta. Ovviamente ci sarebbe piaciuto di più svolgerlo in presenza. Speriamo di cuore nell'anno prossimo. Michela, se fossi dell'anno prossimo in presenza, sei già invitata. Grazie di Assolutamente, cuore. non mancherò. Grazie mille. Grazie Buona serata a tutti. ancora. E buon estemma a tutti.